Buongiorno a tutti, do il benvenuto al dottor Giampaolo Biroli, nutrizionista e consulente del Centro di Ascolto e Consulenza sulla SLA di AISLA. E faccio subito la prima domanda al dottor Biroli e ti chiedo, Giampaolo, che cosa ti ha spinto a occuparti di persone con SLA? Ciao Stefania, buongiorno a tutti. Guarda, negli anni 90 ho frequentato l'Università di Medicina e per me, come per molti altri ragazzi insieme a me, in quegli anni lì, affrontare la sclerosi laterale amiotrofica voleva dire studiare qualche capoverso all'interno del capitolo delle malattie del motoneurone. Ti posso assicurare che nessuno di noi pensava in quegli anni che avrebbe incontrato questa malattia che veniva descritta come una malattia per cui pochi medici l'avrebbero incontrata. Poi evidentemente il destino si è mosso in qualche maniera e mi sono trovato a fare formazione specialistica alle Molinette di Torino, sede di un centro regionale esperto. A quel punto lì il lavoro di un nutrizionista clinico in un ospedale che ha un centro di quel tipo, è naturalmente associato a questa tipologia di malati ed ecco che mi sono formato in questa collaborazione. Ma non è bastato perché il destino si è nuovamente mosso ed ecco che il mio primo impiego, appena specializzato, impiego che tuttora ricopro, è stato all'ospedale di Novara, sede di un altro centro regionale esperto. E quindi mi sono trovato ad affiancare i colleghi che già lavoravano affiancati agli altri specialisti e ho continuato a seguire questi malati. Questo non vuol dire che mi ci sono trovato dentro a forza e che l'ho fatto solo perché era un percorso di studi, ovviamente, ma immagino come tutte le persone che si trovino a incontrare professionalmente questa malattia, quando ti trovi a lavorare con questi malati, puoi avere solo due reazioni completamente opposte. Decidi che l'impatto è troppo forte, che una patologia con questa diagnosi sia difficile da affrontare e preferisci tenertene a parte anche per correttezza nei confronti del malato, nella paura di non potergli dare tutto il servizio, oppure rimani affascinato, tra virgolette, dalla dignità, dalla forza con cui questi malati seguono questa patologia. E quindi, anche se sei solo come consulente, perché non sei curante diretto, ma sei un consulente nutrizionista, in questo caso continui a seguirlo. E così è stato, e a distanza, ahimè, di qualche anno già sono ancora qui e lo facciamo con l'entusiasmo dell'inizio. Grazie Giampaolo. E appunto per andare dritti ad AISLA, quali sono state quindi poi le motivazioni che ti hanno portato a collaborare, ad accogliere la proposta di collaborazione con il Centro di Ascolto e Consulenza di AISLA? Ma guarda, ti dico, il destino continuava a muoversi sempre in questo caso, perché qui a Novara lavora Letizia Mazzini, che con AISLA ha sempre avuto un rapporto strettissimo. Io ero appena arrivato ed ecco che a un congressino interno che abbiamo fatto di aggiornamento mi chiede se volevo collaborare con AISLA nell'ambito del centro d'ascolto. Allora c'era la segreteria proprio qui a Novara, si trattava di venire qui a fare le telefonate, cosa che nei primi anni abbiamo fatto sempre da qui. Visto che mi trovavo bene, che era un percorso che avevo avviato, le persone che ho incontrato, pazienti e operatori AISLA, sono sempre stati eccezionali, con cui tuttora adesso ho un ottimo rapporto, è stato naturalissimo da quel punto di vista lì avviare una collaborazione e continuarla sino ad ora. Certo, e ascolta, se tu dovessi così in qualche modo raccontarci una situazione, una problematica particolarmente significativa in cui pensi che sia possibile misurare appunto gli esiti del centro di ascolto, a cosa penseresti? Sì, guarda, in questi più di 10 anni di collaborazione, come nutrizionista clinico nell'ambito del centro d'ascolto, la problematica principale che abbiamo affrontato è stata sostanzialmente una, che è un dato di fatto che emerge anche quando ci si incontra tra specialisti ai nostri congressi di categoria, ovvero la rappresentazione a macchia di leopardo della nostra specialità sul territorio nazionale. In Italia è facilissimo approcciarsi a un obesologo o a qualcuno che si occupi di obesità e sovrappeso anche privatamente.
è molto più difficile approcciarsi a personale che si occupi di malnutrizione per difetto correlata a una patologia. Aggiungiamo che molti ospedali non hanno una dietologia, oppure molti ospedali hanno soltanto un servizio di dietetica che collabora con le nefrologie, con le diabetologie o che si occupano sostanzialmente dei vitti ospedalieri e del vitto degli operatori. È un po' più complicato trovare una dietologia che si occupi di malnutrizione per difetto e che collabori con gli altri specialisti nell'ambito patologico. Tante volte succede anche che quando trovi queste strutture e hai però un paziente che necessita di andare sul territorio, prescrizioni di integratori, di presidi per la disfagia o di nutrizioni artificiali, trovi che la dietologia che si occupa e che lavora in ospedale non è la stessa che si occupa di questi presidi sul territorio. Ed ecco che il disorientamento maggiore a carico di caregiver e pazienti è proprio nel non trovare uno specialista che li possa aiutare. Perché nel momento in cui lo trovi e trovi uno specialista formato sull'argomento, non è difficile poi trovare aiuto per queste persone. In questi anni, aggiunti ai consigli pratici che si potevano fornire a livello telefonico, il lavoro è stato quello di trovare su Google Maps, ti dico a volte, o proprio sui siti aziendali degli ospedali e regionali, una dietetica che avesse nella sua presentazione anche la capacità di seguire persone in ospedale e o sul territorio per quelle che sono le varie necessità di questi malati. Devo dire che con i mezzi che abbiamo a disposizione, quindi soprattutto internet, non è stato difficilissimo. E laddove non riuscivo io, Aisla mi ha sempre aiutato tantissimo, io lasciavo la domanda e la ricerca e a livello centrale, a livello regionale, siamo sempre riusciti ad accontentare il paziente. Nei casi di recall che abbiamo fatto per vedere se i nostri consigli erano andati a buon fine, devo dire che siamo praticamente sempre riusciti a essere d'aiuto e questo è decisamente un motivo d'orgoglio, devo dire, personalmente. Eh sì, e hai messo in luce uno dei, insomma, dei punti critici che sono estremamente evidenti: la carenza di un ter del dei territori, il tema dell'applicazione o della creazione di azioni di PDTA che tengano veramente in considerazione tutti gli aspetti che concorrono nel percorso di malattia. E il fatto che davvero la SLA è il paradigma della complessità assistenziale che richiede quindi risposte, competenze specifiche modulari. Quindi io ti ringrazio davvero tanto perché collabori con il Centro di Ascolto e Consulenza di AISLA e saluto tutti. Grazie al dottor Biroli.